Procediamo ora all'audizione di una delegazione di parlamentari europei guidata dalla Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, Monica Hohlmeier. Spero di aver pronunciato correttamente. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12, comma 5, questa volta del regolamento interno della nostra Commissione, gli auditi hanno sempre la possibilità di richiedere la secretazione della seduta oppure di parte di essa qualora ritengano. Un attimo, c'è un problema all'auricolare, una breve sospensione. Just a moment, please. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno della nostra Commissione, gli auditi hanno sempre la possibilità di richiedere la secretazione della seduta oppure di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. L'audizione odierna si iscrive nel ciclo delle attività informative ed istruttorie sul profilo internazionale ed eurounitario del contrasto alla criminalità organizzata. Do pertanto il benvenuto alla Presidente Hohlmeier e a tutti i parlamentari europei presenti in aula. L'onorevole Caterina Chinnici, l'onorevole Isabel García Muñoz, l'onorevole Thomas Zedowski, l'onorevole Sabrina Pignedoli e l'onorevole Matteo Adinolfi. I lavori saranno facilitati da un servizio di interpretariato simultaneo e prevedono, dopo un intervento introduttivo della Presidente Hohlmeier, alcuni contributi programmati da parte di componenti di questa Commissione. Poi darò senz'altro la parola ai parlamentari che riterranno di porre quesiti o di svolgere brevi considerazioni sui temi all'ordine del giorno. A beneficio di tutti i presenti, ricordo che la delegazione nostra ospite dovrà lasciare il Senato al più tardi alle ore 15:15. L'incontro di oggi costituisce un'occasione di confronto sui temi delle funzioni di controllo contro le attività illecite transnazionali. Inoltre facilita uno scambio di visioni da parte di organismi parlamentari dalle diverse finalità. Ritengo tuttavia di aderire alle dottrine che vedono nella sinergia fra i controlli operati dagli organismi rappresentativi una straordinaria risorsa sia per rendere efficienti gli strumenti repressivi e preventivi contro gli illeciti penali commessi da attori che operano valicando i confini nazionali, sia per ottenere un quadro analitico ed esaustivo sulle minacce alla legalità e al buon andamento delle procedure dei bilanci dell'Unione Europea. I procedimenti avviati nel quadro di Next Generation EU e poi sviluppati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano degli snodi decisivi in cui confluiscono le esigenze di un ferreo controllo sull'impiego delle risorse provenienti dal budget dell'Unione Europea. Di qui un primo fronte sul quale un sistema di controlli a rete può rivelarsi di grande efficacia. In tale ottica, lo scambio di vedute potrà essere utile ad orientare le rispettive attività conoscitive e di indagine. Il secondo snodo su cui
potremmo soffermarci oggi riguarda le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nella gestione dei fondi per la politica agricola comune, PAC. Su questi temi, lo premetto, potrà seguire all'odierno scambio di opinioni anche il successivo invio di dati o documenti nella prospettiva di una eventuale nuova, auspicata, aggiungo, occasione di incontro. Do ora senz'altro la parola alla Presidente Monica Hollmeier, alla quale rinnovo il mio più caloroso benvenuto da parte della Commissione stessa. Prego, dottoressa Hollmeier. So thank you very much for this invitation and the possibility to speak to each other. The Cont Committee is very interested in the fight against mafia and explicitly against organized crime structures. As we see the impact of these types of crime, not only on the European funds, but on European citizens, and explicitly on our daily work. I think it was for us already today and yesterday very interesting to have the talks with different security institutions, explicitly this morning with the Carabinieri. And ieri abbiamo visitato la scuola di polizia e dunque abbiamo raccolto nella lotta contro la criminalità organizzata. C'è un impatto crescente, tuttavia sempre sottostimato in alcuni Stati membri. Alcuni Stati membri non sono consci della situazione nel loro stesso Stato membro, perché effettivamente non hanno delle esperienze storiche in merito, e poi vediamo che ci sono delle strutture oligarchiche sempre crescenti, praticamente quasi dappertutto, che sono poi collegate alle strutture della criminalità organizzata, perché translation, I apologize, but I no, no, no problem. A few seconds for let's wait. Technical. So that the chair can. In modo che il Presidente possa sentire, adesso speriamo che si senta la traduzione. Mi scusi, ma ho continuato il mio discorso senza che lei mi potesse ascoltare, mi scusi. Insomma, comunque noi siamo molto interessate a sapere qual è la vostra esperienza qui in Italia. In quanto abbiamo delle strutture oligarchiche sempre crescenti in vari Stati membri, e queste strutture oligarchiche sono sempre collegate con delle strutture della criminalità organizzata. Quindi un uso fraudolento dei fondi europei anche a livello molto elevato, a livello politico, e quanto Commissione Cont l'abbiamo constatato ripetutamente. Se constatiamo quello che è stato l'operato dell'EPO, la Commissione deve ammettere che l'impatto delle strutture di criminalità organizzata sono estremamente ampie, molto più di quanto non si pensasse, e quindi il numero di casi aumentano di giorno in giorno all'EPO, e quindi è necessario cooperare a livello di Stati membri e non avere un orgoglio nazionale riposto nelle proprie istituzioni di prevenzione, di contrasto del crimine. La Spagna è orgogliosa delle proprie istituzioni, noi siamo orgogliosi delle nostre istituzioni, però l'EPO è transnazionale, e in particolare la digitalizzazione pone nuove sfide che dobbiamo raccogliere. Quindi esiste la necessità di cooperare in modo incisivo, e un'impostazione transnazionale rapida è assolutamente necessaria. E se posso formulare un auspicio, è importante
portare la vostra esperienza al Parlamento europeo. Per esempio, la Commissione Libe e la Commissione Controllo di Bilancio insieme devono sapere qual è la vostra capacità, la vostra conoscenza e la necessità di varare determinate misure anche a livello di Parlamento europeo, perché noi abbiamo bisogno di capire quali sono le esigenze di sicurezza in quanto al Parlamento europeo. Dunque è necessario disporre di dati sufficienti e che siano standardizzati e armonizzati. In un mondo digitalizzato è necessaria un'impostazione comune per vedere come contrastare in comune la criminalità organizzata e la mafia, e in particolare avere una visione realistica, una conoscenza di quello che è lo stato dell'arte nell'Unione Europea e anche nella dimensione transnazionale. Quindi personalmente penso che sia molto importante che le autorità che si occupano di sicurezza possano agire di concerto molto rapidamente per rendere il loro operato efficiente. E se c'è un problema di cooperazione transnazionale non bisogna dover aspettare mesi e a volte anni prima di ottenere delle informazioni. E questa informazione deve essere ampia e deve essere esauriente. Ecco perché noi ci siamo impegnati ormai da 2 anni per ottenere un sistema interoperativo che raccolga tutti i dati necessari, non semplicemente per motivi di sicurezza, bensì anche per motivi di audit e di vigilanza, proprio per avere la possibilità per entrambe le istituzioni, quelle di audit e quelle di sicurezza, di disporre a breve di tutti i dati necessari, perché non so se sappiamo quali sono i nomi di identificazioni, il nome del titolare, i dati necessari, importanti e rilevanti su tutte le documentazioni contabili, ebbene questi sono i dati necessari che devono essere scambiati dall'Italia alla Francia, dalla Francia alla Finlandia, alla Spagna e all'Italia. Dunque questo sistema armonizzato e interoperativo è assolutamente necessario. Noi abbiamo già creato tutta una serie di sistemi, abbiamo cominciato con Aracne e poi abbiamo Sisto per esempio per quanto concerne la sicurezza, però è necessario avere una buona visione d'insieme per aggregare e utilizzare l'intelligenza artificiale nel momento in cui parliamo di dati europei che fanno riferimento utilizzazione dei fondi europei, per cui sono molto interessata a questo scambio di opinioni con voi. Siete il primo in cui avete l'onore di avere la visita di 4 presidenti, perché sono io la presidente della commissione, però qui ci sono presenti 3 vicepresidenti che sono estremamente importanti anche in altre commissioni, quindi abbiamo delle persone che coordinano a livello di tutto il Parlamento europeo, dunque magari qualcuno ne sa un pochino di più di quello che facciamo noi a livello di commissione controllo di bilancio, l'onorevole Muñoz della Spagna, poi come sapete c'è l'onorevole Caterina Chinnici che è persona a voi nota, noi collaboriamo ormai da un decennio con lei, e poi l'onorevole Tomáš Šedovský della Repubblica Ceca che è esperto cooperazione tra le istituzioni italiane e le istituzioni della Cechia per quanto riguarda l'accaparramento delle terre, e poi abbiamo l'onorevole Adinolfi e l'onorevole Pignodili. Quindi abbiamo veramente questa grande opportunità della quale vi siamo estremamente grati. E la prossima volta cercherò di parlare meglio l'italiano, in modo che ci si possa scambiare delle opinioni in diretta. Presidente Hohlmeier, siamo affatto orgogliosi di essere i primi ad essere visitati, ma capiamo quale sia la ragione per cui il nostro Paese
intelligentemente viene ad essere il primo ad essere visitato, perché i fenomeni criminali di origine mafiosa che poi originano le truffe a danno dei bilanci pubblici hanno una storia importante nella nostra tradizione criminale di assalto alle pubbliche amministrazioni. Posso dire di aver apprezzato integralmente quanto sostenuto dal presidente Hohlmeier, e se mi posso permettere, io credo che sia necessario, e lo dico in premessa, che a livello di varie rappresentanze, e qui ce ne sono diverse, varie rappresentanze nazionali, si superi il vincolo politico per far capire a tutti quanti i gruppi parlamentari quanto sia importante ipotizzare la costituzione di una commissione ulteriore, mi permetto di farlo, al fine di studiare e preventivamente, appunto, anticipare eventuali attacchi alle finanze europee da parte della criminalità organizzata. Cito il papà mai troppo ricordato di Caterina Chinnici: se le mafie sono una volontà anche tragica votata ad accumulare ricchezza, beh, noi dobbiamo prevenire che fondi pubblici possano essere non soltanto sprecati, ma addirittura messi nella disponibilità di criminali. Questo penso sia un appello che da questa commissione possa essere riportato anche a Bruxelles e a Strasburgo. Avevo avviato a suo tempo delle interlocuzioni con il compianto presidente Sassoli al fine di ottenere questo risultato, ma spero che adesso anche in memoria di David Sassoli si possa ottenere un risultato simile nei prossimi mesi. E adesso do la parola al deputato Paolo Lattanzio, che ha coordinato un comitato che la Commissione parlamentare antimafia ha finalizzato allo studio della gestione del PNRR, e cioè del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Do pertanto la parola al deputato Lattanzio. Grazie Presidente, bentrovati e bentrovate, vi do anche io il benvenuto. Inizio questo breve intervento, se vogliamo, nel solco di quanto detto dal Presidente Morra. Inizio con quella che è volutamente una provocazione. Noi non abbiamo dei problemi di infiltrazioni mafiose nel PNRR in Italia. È l'Europa che ha dei problemi di infiltrazioni mafiose nel PNRR. Allora, questo credo sia lo shift necessario per avviare un ragionamento di ampia portata. Perché, per quanto io non ami i confini, soprattutto quelli chiusi, anzi, questo è tanto più attuale sui confini o presunti tali dal punto di vista economico. La maggior parte delle analisi che abbiamo portato avanti nel comitato, ma nel lavoro politico di ognuno di noi, ci hanno fatto vedere, e delle forze di polizia giudiziaria, della magistratura, ci hanno fatto vedere come gran parte delle inchieste e delle indagini avessero delle propaggini europee, ossia europee o extraeuropee, o comunque andassero a sfociare in paesi altri dall'Italia. E questo dà un senso molto molto grande. Dà un senso grande anche perché ci mette in una situazione ormai evidente, e qui è tutta la natura anche culturale del fenomeno mafioso, per cui alla fine se i mafiosi fanno impresa criminale in Italia, parlo della vulgata popolare, almeno quei soldi restano in Italia. Ed è una battaglia culturale che noi stiamo facendo per far capire come quei fondi di provenienza illecita siano dannosi anche quando restano in Italia. Ora però ci troviamo stretti fra due trend differenti. Da un lato fondi prodotti, creati in maniera illecita in Italia,
ma che poi anche vanno all'estero, vanno ad infettare le altre economie che fra l'altro non sempre sono pronte a riconoscere e a sanzionare una provenienza di natura illecita, molte volte preferiscono non badare alla provenienza ma piuttosto concentrarsi sulla quantità. Primo punto. Secondo punto, il comitato che ho coordinato ha analizzato con audizioni e lavoro interno e arrivando poi ad una relazione approvata all'unanimità, quindi da tutte le forze politiche presenti nel Parlamento italiano, ha analizzato e tracciato quelli che sono gli scenari emersi, se vogliamo, dalle due fasi centrali della pandemia. La prima, che noi identifichiamo con il lockdown, che ha visto delle caratteristiche specifiche dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, e la seconda, che è quella delle riaperture più o meno alternate, più o meno definitive, che si sono alternate nel nostro paese. Quindi ci siamo trovati di fronte a due, cerco di fare davvero una sintesi estrema, ci siamo trovati di fronte a due grandi problemi. Prima fase, inabissamento, attesa e aggressione di quelli che erano i beni immediatamente disponibili, immediatamente utilizzabili a fronte di una carenza di offerta sul mercato, quindi dispositivi di protezione individuale. Contemporaneamente però si è avviato, hanno avviato le grandi, quelle che io chiamo grandi mafie italiane, hanno avviato un processo di attento monitoraggio, prima ancora dei fondi che poi i governi che si sono succeduti hanno erogato con alterne fortune, ma hanno iniziato a monitorare le imprese, i vari settori. Anche qui due risultati. Primo, rafforzamento del posizionamento criminale nei settori di dell'economia italiana già profondamente infiltrati, quindi dove avevano già un lasciapassare chiaro per giocare un ruolo da player principale, ma al tempo stesso infiltrazione in settori completamente nuovi. E questo ci ha preoccupati molto anche alla luce di alcuni numeri, non vado a recitarli tutti, li trovate nella relazione, numeri che ci parlano di una vivacità imprenditoriale del tutto innaturale in momenti di fortissima chiusura dell'intera economia nazionale. Ultimamente ho trattato i dati che riguardano il Veneto, perché come abbiamo detto la mafia è un problema europeo e nazionale, non è un problema, questo almeno lo abbiamo superato per fortuna, del solo Sud Italia. I dati del Veneto sui cambi di codice Ateco, quindi cambi di tipologia di esercizio commerciale o di specificità dell'impresa, piuttosto che i cambi di quote societarie delle imprese venete nella fine dell'inverno 2020, quindi marzo, febbraio-marzo e poi inizio primavera, sono maggiori dei dati relativi all'anno precedente. 2019, quindi diciamo quando l'economia andava in maniera, fra virgolette, normale, anche questo a seconda dei punti di vista. E quindi questo ha portato a ad un avvicinamento al mondo dell'economia legale molto forte. E da qui è emerso quello che abbiamo visto, stiamo vedendo tuttora, un cambiamento sostanziale dal mio punto di vista. Cioè, in passato siamo stati abituati a registrare l'espropriazione forzata, violenta, delle imprese, degli esercizi commerciali da parte delle mafie o di loro emissari. Adesso questo bisogno è registrato in maniera molto minore, quasi irrilevante. Perché alla luce della grande situazione di crisi che il mondo produttivo, economico italiano ha vissuto, molte volte non c'è neanche più bisogno di andare a spogliare il proprietario dell'impresa, in quanto è addirittura utile utilizzarlo, se mi passate il gioco di parole in italiano, se è utile utilizzarlo per avere una testa di legno, un falso proprietario, che risponde direttamente ai nuovi proprietari, alla nuova proprietà che è di stampo di origine mafiosa, con risultati devastanti e sull'impresa e quindi sul nucleo familiare, e poi arrivo ad un passaggio sulle comunità sociali, e al tempo stesso sul sistema produttivo e sul sistema concorrenziale, che viene fortissimamente compromesso da quello che è un sistema di concorrenza alterato che le mafie impongono
e nei settori dove erano già presenti e nei settori dove sono entrati ex novo. Questo scenario, che è stato confermato sostanzialmente e con una profondità di analisi molto maggiore di quella che abbiamo portato avanti in maniera, lo dico con grande unità, in commissione, ma è stato confermato dalla relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, ci ha dato l'idea, fra l'altro ci ha confermato l'idea, che di una serie di aree del nostro Paese, e questo credo che valga ancora di più o varrà di qui a breve a livello europeo, ma in una serie di aree del nostro Paese nelle quali noi abbiamo parlato di fenomeni di infiltrazione mafiosa, ho citato il Veneto, ma vale per il Friuli Venezia Giulia, per il Piemonte, per la Lombardia, per tutte le aree produttive ricche dell'Italia al nord, ebbene non parliamo più di infiltrazione, è bene che si inizi a parlare di radicamento, perché c'è una storia confermata, una storia ultradecennale confermata dalla velocità con cui gli imprenditori, una parte ovviamente degli imprenditori e dei professionisti, altro grande tema, anche perché facilitatori di quelle truffe che citava il Presidente a livello europeo, beh, questa facilità con cui sono entrati in contatto il mondo criminale con il mondo dell'imprenditoria sana, e questo denota quindi un radicamento molto forte sul territorio che porta, ed è un vulnus che noi abbiamo aperto, mi avvio verso la chiusura, che porta a individuare la possibilità di accesso al sistema del credito illegale, sogno storico della mafia italiana, quello di avere un sistema parallelo del credito, ebbene porta ad individuarlo come una delle opportunità di investimento e di gestione dell'impresa. E qui il tema è tutto di cultura aziendale, di adeguatezza culturale del nostro Paese ad una fase di crescita che sia degna di questo nome. A volo d'uccello velocemente anche sui professionisti. Quando io incontro gli studenti e le studentesse delle scuole italiane, racconto sempre che i mafiosi in Italia non è che siano, io vengo dalla Puglia, non è che siano questi grandi geni, ma hanno bisogno il più delle volte, tutte le volte, di chi sia in grado di accelerare i processi di ripulitura del denaro, di riciclaggio, di acquisizioni, di costruzione delle scatole cinesi, dei sistemi complessi di impresa, degli agglomerati, delle vere e proprie holding. E questi acceleratori, che ci piacciono o no, sono i professionisti in Italia, come in Olanda, come in Germania, come in ogni paese europeo. Il vantaggio dell'Italia è che queste cose le sta provando dolorosamente in anticipo sulla propria pelle. E allora anche su questo aspetto di cerniera fra gli professionisti chiamati dal nuovo procuratore nazionale antimafia in tempi non sospetti come borghesia mafiosa e le mafie vere e proprie, è necessario intervenire in maniera radicale. Ultima componente dell'analisi che il comitato che coordino ha portato avanti, e mi fa piacere che c'è la collega Chinnici, riguarda la prevenzione. Perché è giusto parlare di cooperazione, ma per me, anche sentendo le parole della Presidente, sicurezza deve andare di pari passo con il tema della prevenzione. E allora il vantaggio che l'Italia ha e che io auspico fortemente venga messo a valore a livello europeo in maniera strutturata è quello del lavoro sulla cultura della legalità, sulla prevenzione, sulla presa in carico precoce di quei ragazzi e di quelle ragazze che nelle aree che conosciamo bene corrono il rischio di essere risucchiate in ambito mafioso. In Campania è stato arrestato un membro, un aneddoto mai semplificativo, della terza generazione del clan Gionta, il che rende l'idea di come molte volte i sistemi educativi e formativi rischino di fallire, perché se non spezzo quella catena di trasmissione dei valori mafiosi, anche con metodi forti come l'allontanamento dei figli dalla famiglia, rischiamo di non avere possibilità di intervenire in maniera chiara. Quindi benissimo la cooperazione, benissimo la sicurezza, se mettiamo dentro anche la prevenzione, e chiudo dicendo che è indispensabile avere un interlocutore, lo citava il Presidente Morra, avere un interlocutore in grado anche formalmente, oltre ovviamente a tutti quelli più che titolati presenti, parlo a livello istituzionale ovviamente di strutture organizzative, un interlocutore come una Commissione Antimafia Europea che sia in grado
anche con uno scossone, di dare dignità politica, culturale, europea a questo fenomeno. Altrimenti rimarremo rassegnati a leggere le periodiche indagini ed omicidi in Olanda, i periodici omicidi di 'Ndrangheta in Germania. È necessario questo interlocutore con il quale poi, come in Italia, debbono dialogare tutte le altre realtà istituzionali, europee in quel caso, proprio perché è in grado di far fare anche a livello europeo il salto in avanti in un'analisi che sia strategica di un fenomeno complesso e articolato, che deve essere letto nella sua, ovviamente, capacità associativa e non nella specificità dei singoli fenomeni. Quindi anch'io ci tengo a chiudere con questo auspicio, vi ringrazio e sono pronto ad ascoltare e a futuri scambi, ovviamente. Grazie deputato Lattanzio. C'è il senatore Endrizzi, poi se qualcuno si vuole prenotare ci sarebbe anche il presidente, però prego senatore Endrizzi. Siamo autorizzati. Grazie presidente e grazie agli illustri ospiti di essere qui con noi a scambiare informazioni e valutazioni sul fenomeno che non vorrei nemmeno descrivere come mafia, ma le nuove organizzazioni che alterano la democrazia, la spesa pubblica delle nazioni. È sempre più dibattuta la necessità di una riformulazione stessa della definizione del metodo mafioso. L'Europa ha scoperto questo fenomeno, l'opinione pubblica europea quantomeno lo ha scoperto, per i fatti eclatanti che erano forse così iconicamente rappresentati nella filmografia, quindi i fatti di violenza. Ma oggi noi dobbiamo riscontrare che in Italia, come in Europa, queste forme sono sostanzialmente in declino per numero, incidenza di casi e per intensità del fenomeno. Dunque abbiamo molto più spesso un'infiltrazione silente, nascosta, basata su connivenze e collaborazioni. Stiamo vedendo una saldatura tra livelli istituzionali deviati, tra livelli delle organizzazioni private, dei professionisti, degli imprenditori che hanno inizialmente rapporti di cointeressenza con le organizzazioni criminali, e le stesse organizzazioni criminali stanno sviluppando al proprio interno competenze, know-how in ambito tecnologico, manageriale, finanziario. Dunque, alla fine noi dovremmo forse più parlare di un potere deviato, di una organizzazione implicitamente sovversiva che tende a privare i cittadini della sovranità che hanno e che esercitano attraverso gli organi istituzionali e rappresentativi. Ecco, in questo senso forse dovremmo ridefinire dal punto di vista giuridico che cosa sia l'assoggettamento, che cosa sia la coercizione, perché oggi non è soltanto l'intimidazione attraverso la violenza fisica lo strumento, ma forse piuttosto il ricatto occupazionale, il crunch creditizio che a volte viene esercitato in collusione tra servitori infedeli del sistema bancario e delle organizzazioni criminali e che creano una sorta di matrice diffusa di alterazioni delle regole di democrazia e dell'economia. Noi dobbiamo ridefinire che cosa sia quindi la coercizione, che cosa sia violenza. Violenza è tu non apri un'attività commerciale se non c'è l'autorizzazione che il mio sodale dell'amministrazione deve concederti. Violenza è quando tu non lavori se non vieni a patti con determinate organizzazioni.
quando tu non puoi avere un'autorizzazione amministrativa, quando tu non puoi avere credito per la tua azienda per svolgere la tua attività economica. In questo senso noi abbiamo dunque un nemico che si sta attrezzando per agire a un livello molto più sofisticato, già in molti casi lo esercita. Le frodi sui fondi europei ci stanno dimostrando che c'è un'architettura anche abbastanza complessa per intercettare addirittura queste fonti di finanziamento. Lo dico con una nota dolente, meglio a volte di quanto riescono a fare le amministrazioni pubbliche, ciascuno nel suo ambito. Ecco che dunque è importante lo sviluppo dell'analisi dei dati, dei big data, l'analisi delle procedure. Per esempio, un fatto molto semplice, ci segnalavano in una recente missione che abbiamo svolto in Trentino Alto Adige, come i fondi PAC siano appannaggio di organizzazioni che sostanzialmente non esercitano l'attività agricola e che semplicemente possono vantare dei titoli di possesso dei terreni. Dunque il sistema stesso di erogazione di questi contributi favorisce non tanto il mantenimento dell'economia tradizionale montana, che poi è non solo fonte di reddito in aree marginali, ma è anche elemento di tutela del territorio, della conservazione dei terreni, mitigazione del rischio idraulico, eccetera. Ma è anche un elemento su cui si basa la struttura sociale di questi territori. Dunque, forse il meccanismo stesso potrebbe essere a monte rivisto, eventualmente assegnando questi fondi sulla base della documentazione dell'attività economica realmente svolta, e dall'altra determinando a livello a valle, a livello locale, un controllo in questo senso più efficace, con strumenti migliori. Ecco, questo era il senso che volevo dare al mio intervento e sentire su questo la vostra opinione, cioè quali possono essere gli strumenti che l'Europa può condividere per affrontare queste frontiere. Sappiamo che nelle varie nazioni, ad esempio, la massoneria o le massonerie assumono fisionomie diverse. In Italia dobbiamo riscontrare purtroppo, e abbiamo un comitato appositamente attivato in seno alla Commissione Antimafia, come spesso si realizzino intrecci, perché queste sono organizzazioni che raggruppano professionisti, imprenditori, la borghesia medio-alta della società, e che dunque sono detentrici di un potere intrinseco che deve essere la cui gestione deve essere regolamentata per evitare distorsioni, come abbiamo visto in Sicilia, nelle regioni del sud, ma non solo. Anche al nord abbiamo segnalazioni che vi siano, saldature grigie, opache, tra le varie organizzazioni di potere. Questa penso io sia la frontiera. Vi ringrazio dell'attenzione e attendo magari un vostro commento in merito. Grazie senatore Indrizzi. Se non ci sono interventi, proporrei di far parlare il Presidente. Grazie. Allora, io ringrazio intanto la Presidente Hohlmeier, ma credo che questo debba essere il primo di una lunga serie, quantomeno di interlocuzioni, se poi siano incontri fisici, meglio ancora, perché il crimine è sempre più transnazionale e in una società in cui tutti quanti siamo immersi nella globalizzazione, in cui la produzione di beni e servizi immateriali ci allontana sempre più dalla dimensione fisica, noi abbiamo necessità di combattere il crimine proprio ove questo si è spostato. Prima
si faceva riferimento da parte del Presidente Hohlmeier all'intelligenza artificiale. Io credo che per esempio l'intelligenza artificiale possa essere, se ci attiviamo da subito, uno strumento di profilassi, uno strumento preventivo per rallentare e fermare la marea incalzante di origine criminale, che è una marea sia fisica sia appunto immateriale. Il senatore Endrizzi è, a giudizio unanime, riconosciuto e apprezzato specialista relativo alle fenomenologie criminali che ineriscono l'azzardopatia. L'azzardopatia e quindi le scommesse, adesso sono sempre più scommesse online. E di conseguenza governare per esempio i flussi, controllare, governare, monitorare i flussi finanziari che avvengono sulla rete e che coinvolgono, mi dispiace dirlo, spesso e volentieri paesi dell'Unione Europea che hanno però legislazioni fiscali molto spesso troppo favorevoli e che quindi consentono profitti immensi a chi dimentica che l'Unione è nata per salvaguardare i diritti delle persone e dei popoli e non del crimine. Ecco, controllare tutto questo significa, per esempio, rallentare, tentare di bloccare il crimine organizzato e non soltanto di origine mafiosa. Così come mi permetto di sottolineare un altro versante su cui, a mio avviso, insieme, coinvolgendo tutti i paesi, quantomeno tutti i paesi marittimi e non soltanto, dovremmo prestare grande attenzione: la realtà dei traffici che vengono allocati nelle realtà portuali in cui arrivano tante sostanze che permettono a tutte le mafie e non soltanto di avere capitali immensi per poter poi generare ulteriori profitti investendo capitali di provenienza dal mondo del traffico delle sostanze stupefacenti in settori legalmente accettati. E allora, se noi erigessimo una barriera innanzitutto normativa, ma poi anche amministrativa, di controlli che sono omogenei, identici, sia a Rotterdam che a Gioia Tauro, sia a Valencia che al Pireo, allora questa sarebbe una risposta univoca al crimine organizzato che renderebbe tutti gli europei orgogliosi di avere un fronte comune capace di dare risposte reali, concrete ed immediate al crimine organizzato. Il deputato Lattanzio ha fatto in diversi casi riferimento al mercato del credito, ove purtroppo la globalizzazione ha permesso, attraverso normative nazionali non sempre adeguate e capaci di fronteggiare fenomeni criminali, di bloccare preventivamente fenomeni parimenti pericolosi. Ma i fronti su cui intervenire sono straordinariamente ricchi, anche perché, e in questo caso mi permetto di dissentire dal deputato Lattanzio, gli uomini che organizzano e progettano trame criminali associative sono molto spesso, soprattutto a livello di vertice, dotati di un'intelligenza raffinatissima. Penso, per esempio, a quanto a livello europeo
si possa fare per contrastare il riciclaggio di capitali sporchi nell'ambito del mercato dell'arte, in cui la contraffazione e la produzione seriale di falsi investe tanti paesi e tanti cittadini che magari in buona fede vengono a subire dinamiche di natura e di efficacia criminale impensabili. Un caso su tutti, il mercato dei falsi modigliani. Però io voglio anche far capire questo. Noi molto spesso abbiamo demandato l'azione di contrasto alle associazioni di delinquere di stampo mafioso e non soltanto alla magistratura. Ma la magistratura interviene per reprimere allorquando il crimine è stato già consumato. Non si può intervenire sull'intenzione, ma si può sottrarre il fucile a chi probabilmente frequenta il poligono e si allena a sparare facendo centro. Questo significa che, ad esempio, una riflessione comune sulle misure di prevenzione patrimoniale, che sono argomento spinosissimo perché molti ordinamenti giuridici non accettano i fondamenti della disciplina che in Italia è stata in qualche modo coltivata e poi fatta gemmare per l'intuizione dei magistrati che hanno operato in particolar modo negli anni 70 ed 80 contro Cosa Nostra, ecco, uno sforzo di riflessione va fatto. Anche perché Giovanni Falcone, di cui si ricordava qualche giorno fa il trentennale della scomparsa insieme alla moglie e agli uomini della scorta, ci ha insegnato Follow the Money. E Follow the Money è stata quella chiave d'accesso a Pizza Connection, quindi ad un'operazione che partiva da un paese, ma che poi si abbracciava ad altri paesi. E tutto questo ci deve anche portare, per esempio, in termini di cooperazione giudiziaria, a realizzare sempre più convenzioni al fine di ottenere tempi molto più celeri per le cosiddette rogatorie internazionali, affinché si superi quell'invidia, quella gelosia che frena un paese nel concedere informazioni all'altro paese. Se vogliamo vincere la partita, la dobbiamo vincere giocando tutti insieme. Però questo significa che, come dicevo, anche le discipline normative, per esempio in termini di diritto penale, economico, societario, fallimentare, ecco, quelle normative dovranno essere il più possibile armonizzate. Prima il senatore Indrizzi faceva riferimento a mirate frodi già registratesi in Italia e già represse dalla magistratura antimafia italiana, finalizzata all'acquisizione di fondi PAC. Benissimo. La normativa italiana, ahimè, permette a tante società sulla carta votate a realizzare attività agricola e di allevamento, la normativa italiana permette di non presentare bilanci. Ma se io non ho la possibilità di studiare i bilanci delle stesse aziende, ho difficoltà a capire se le stesse siano tendenzialmente rispettose della normativa fiscale, previdenziale, amministrativa oppure no. Questa allora è la prospettiva che, a mio avviso, noi dobbiamo sposare. Fermo restando il principio per cui il crimine per sua natura non rispetta i posti di dogana,
il confine nazionale o il vincolo amministrativo. Il crimine cerca tendenzialmente di trovare, nell'ottica dell'ottimizzazione del profitto, il luogo dove l'investimento è massimo a rischio minore. E questo significa che tante legislazioni, anche a livello, per esempio, di controllo dei bilanci, parlo per l'Italia, il falso in bilancio, sapete, è stato oggetto di polemiche durissime negli anni passati, ecco, queste normative dovranno il più possibile essere ormanizzate. Per cui la mia sollecitazione è a voi europarlamentari di qualunque gruppo e di qualunque nazionalità di fare in modo che il crimine venga combattuto con strumenti legislativi che dovranno essere sempre studiati, sempre monitorati, perché la criminalità organizzata è assai intelligente. In Italia si dice fatta la legge, trovato l'inganno. Noi dobbiamo perennemente studiare come la criminalità organizzata eluda o infranga la norma per alzare l'asticella ancor più. Vi ringrazio. Ci sono interventi? Prego, dottoressa Chinnici, europarlamentare MEP. Chinnici. Grazie Presidente Morra. Io intanto desidero ringraziare lei e tutti i componenti della sua Commissione per questa occasione di incontro che è per noi davvero molto molto importante. La Commissione Controllo di Bilanci, rappresentata dalla nostra Presidente Monica Hohlmeier e dagli altri colleghi qui presenti, ha scelto proprio appunto il nostro Paese per avviare una serie di missioni conoscitive con l'obiettivo, che è quello su cui lavoriamo e lavoriamo da tempo, di trovare gli strumenti più adeguati a livello legislativo, ma anche misure più concrete, più immediata attuazione, e nell'ambito in particolare della cooperazione fra gli Stati membri, proprio per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a maggior ragione oggi in relazione ai finanziamenti stabiliti con il Next Generation EU, che arriveranno in tutti i paesi e che da noi si concretizzano nel PNRR. E quindi grazie per questa opportunità di incontro. I temi che sono stati toccati oggi qui in Commissione sono sicuramente tutti molto molto importanti. Voglio ringraziare lei in particolare, Presidente, per aver voluto ricordare Rocco Chinnici, le sue prime intuizioni, l'aver voluto avviare per primo le misure patrimoniali, aver creduto profondamente nelle misure patrimoniali, perché una delle intuizioni di Rocco Chinnici è stata proprio quella del cambiamento della mafia e delle mafie in generale. Ma lui diceva, io ricordo perfettamente questa espressione, la mafia ha la singolare capacità di trasformarsi rimanendo sempre se stessa, cioè cambia il metodo, cambia il settore di interesse, ma l'essenza rimane quella. E lui comprese come già nei primi anni Ottanta la mafia avesse avviato una trasformazione dalla mafia delle campagne alla mafia imprenditrice. E la prima attività imprenditoriale fu proprio stata, tra l'altro citata, il traffico di sostanze stupefacenti. Da allora a oggi la mafia ha continuato, le mafie hanno continuato a guardare interessi sempre nuovi e diversi, perfezionandosi sempre di più in questa sorta di impresa, arrivando oggi appunto a interferire soprattutto nel settore finanziario in diversi contesti. È vero che il nostro Paese purtroppo ha conosciuto quelle che sono le ingerenze, le interferenze della mafia, non solo quella mafia militarizzata, ma appunto di questa nuova mafia dai caratteri più imprenditoriali. Però è anche vero, e credo che oggi la Commissione Conta ha avuto la possibilità di constatarlo direttamente in alcuni incontri che già ci sono stati, che è costato tanti sacrifici umani, ma abbiamo maturato una legislazione e un'esperienza giudiziaria e investigativa di livello molto elevato, sulla quale io ho lavorato in ambito del Parlamento europeo. Non ha la traduzione? Non lo so. Quindi è una cosa che...
senza un microfono. Ah, era solo questo? Sì, esatto. Scusate. No, poteva dirmelo immediatamente. Scusate, pare fosse il telefonino sul banchetto, chiedo scusa. Quindi dicevo, ecco, è vero che siamo stati purtroppo territorio dove c'è stata una forte presenza delle organizzazioni criminali. Però credo che oggi sia intanto una consapevolezza che sta maturando davvero. Io lavoro anche insieme alla Presidente Altmaier dal 2014 su questi temi. Sta maturando in ambito europeo anche la consapevolezza che non è più un fenomeno italiano, ma è un fenomeno, ahimè, diffuso. E è vero che noi abbiamo sviluppato appunto delle esperienze legislative, investigative e giudiziarie di livello. E allora, tanti sono stati i temi che sono stati toccati. Io, ecco, non posso soffermarmi su tutto, mi vorrei soffermare su due o tre aspetti in particolare. Un aspetto che è stato toccato tra l'altro dall'onorevole Lattanzio è quello relativo alla prevenzione. Io credo che noi oggi dobbiamo guardare tanto a livello europeo quanto a livello nazionale soprattutto alla prevenzione, perché è vero, è stato detto, le organizzazioni criminali sono molto brave ad andare velocemente, sono molto brave a sfruttare anche per esempio le più moderne tecnologie, abbiamo parlato di riciclaggio, ebbene le mafie sono bene in grado di usare quegli strumenti tecnologici per movimentare ingenti capitali e reinvestire i capitali provenienti dalle attività illecite in attività lecite che comunque interferiscono nell'economia legale sotto diversi profili, ed è stato detto. E allora la prevenzione, l'onorevole Lattanzi ha fatto un riferimento a una prevenzione che è particolarmente importante, che è quella culturale, e su questo sicuramente bisogna lavorare. Però c'è anche un'altra prevenzione, e oggi io credo che noi ne abbiamo parlato, ed è quella che riguarda la cosiddetta anticipazione della minaccia, cioè il controllo anticipato. Ed è emerso già anche nel dibattito, è emerso anche dalle sue parole, Presidente, come per esempio per verificare, e mi riferisco anche adesso appunto alle politiche agricole, ai finanziamenti europei che arrivano nei nostri paesi, beh, per esempio questo controllo anticipato, questo controllo per anticipare le minacce, per esempio ha una serie di categorie che riguardano la individuazione delle anomalie delle imprese, e un cenno è stato fatto in questo senso, e questa io credo che sia già una forma, come dire, molto avanzata, fra virgolette, di fare prevenzione, che andrebbe però forse esportata, è vero, anche in altri paesi dove probabilmente questo oggi ancora non avviene. Ed è fondamentale in questo senso, e su questo stiamo lavorando tanto anche la Presidente Altmaier e i colleghi qui presenti, la cooperazione. Anche la cooperazione è nell'esperienza italiana ormai consolidata. Non è così facile purtroppo in altri paesi, quindi questo è un altro aspetto su cui bisogna lavorare, e stiamo lavorando molto a livello europeo. E c'è poi, veramente mi avvio alla conclusione perché ci sarebbe veramente tanto da dire, però voglio lasciare spazio ovviamente anche agli altri colleghi perché ci avviamo alla conclusione dei lavori. Sul piano della normativa e della legislazione, e in particolare della legislazione europea, io sono appunto Commissione Controllo di Bilanci, ma anche Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni. Quindi nel settore proprio più indirizzato alla giustizia penale a livello europeo è stata presentata la strategia per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, che contiene diverse indicazioni sulle normative da adottare, e fra queste c'è proprio un pacchetto di norme per contrastare i reati finanziari. Questo pacchetto di norme si sta avviando proprio all'esame parlamentare. Tra l'altro io ho già avuto l'attribuzione di un report, ma spero di averne un altro ancora, e fra queste misure voglio semplicemente segnalare, rispetto a quanto è stato detto proprio in questa sede, che è prevista per esempio la costituzione di una nuova autorità europea antiriciclaggio, proprio perché quel tema del riciclaggio di denaro, che poi è legato a tante altre attività, deve diventare un tema da affrontare in sede europea. È ancora più importante, e davvero mi auguro di poter lavorare su questo file, riguarda invece la riforma delle misure della confisca, del sequestro e della confisca. E quello che mi fa particolarmente piacere è che l'attenzione
una specifica attenzione per espresso riconoscimento della Commissione sarà dedicata alla confisca senza condanna. È stato detto proprio nella presentazione di questo documento che questa esperienza verrà mutuata dall'esperienza italiana. Quindi a livello europeo noi sicuramente stiamo lavorando. Io mi auguro che questo lavoro che si fa in Europa possa essere fatto veramente in raccordo costante con il nostro Paese, con l'Italia, per cui accolgo la sua sollecitazione di una commissione antimafia a livello europeo, la accolgo, la condivido e vedrò di farmi veicolo portatore di questa suggestione. Quindi mi fermo qui perché, ripeto, tanto ancora ci sarebbe da dire, però voglio lasciare spazio agli altri colleghi e rinnovo ancora il ringraziamento a lei, Presidente Morra, e alla sua Commissione. Grazie. La ringrazio io, MEP Chinnici. Non so se qualcuno voglia... Prego, Presidente Hohlmeier. I just wanted to give some answers to the colleagues and to the issues. Qualche osservazione ai colleghi a quanto sono state le loro dichiarazioni. Noi non abbiamo l'impressione che si tratti di un fenomeno limitato all'Italia, alla mafia o all'organizzazione della criminalità. Noi ne abbiamo dei gruppi cinesi, vietnamiti, giapponesi, russi, della Georgia, insomma abbiamo così tanti gruppi di criminalità organizzata, per cui per noi è palese che la criminalità organizzata è molto sfaccettata e comunque si trova dappertutto nel mondo. Orbene. Tanto più sono queste strutture criminali, tanto più sono collegate in alcuni settori e in alcune regioni e quindi agevolano il loro operato. E poi sono collegate con delle individui a livello digitale. E dunque questo rappresenta una difficoltà nel momento in cui vogliamo tracciare la loro azione. Per cui se vogliamo contrastare la criminalità organizzata in modo incisivo, dobbiamo utilizzare molto rapidamente tutte le possibilità digitali e quindi è bene avere queste discussioni tra i vostri procuratori, considerando la vostra esperienza a livello anche di servizi considerando anche l'operato della Corte di Giustizia che dovrebbe disporre di tutte queste informazioni e come pure il Parlamento europeo dovrebbe disporre di tutte queste conoscenze che dovreste per l'appunto trasmettere sia alla Corte di Giustizia sia alle commissioni preposte del Parlamento europeo, perché questa è una cooperazione internazionale estremamente importante. Poi in sistemi interoperativi gli stati membri sono un po' riluttanti in merito a realizzare queste operazioni insieme con noi, invece noi in quanto Commissione Controllo di Bilancio abbiamo l'idea che invece debba essere fatto e questa è un'idea trasversale tra tutti i gruppi, è necessario avere questi sistemi interoperativi in cui possiamo vedere i conti bancari, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli abusi per identificare, tracciare i trasferimenti, i bonifici bancari. Insomma, nel contempo poi bisogna anche utilizzare l'intelligenza artificiale in un sistema di questo genere, in modo che per esempio le autorità italiane possano avere la possibilità di ottenere delle informazioni oppure di tracciare queste informazioni grazie ad un algoritmo facendo poi delle ricerche con tutti i dati, che siano essi finlandesi, tedeschi, svedesi, però questi dati devono essere armonizzati in modo che l'intelligenza artificiale possa essere operativa e possa sortire risultati, proprio per prevenire ulteriori azioni criminose.
E penso che sia necessario avere il numero di identificazione personale, perché ognuno ha questo numero di identificazione in modo proprio da poter tracciare la persona, sia essa giuridica o persona fisica, e quindi noi abbiamo bisogno di avere dei fattori di identificazione considerando la complessità dei dati digitalizzati e poi l'anonimato è nell'era digitale. Che cosa permettiamo, che cosa invece non permettiamo? Questa è una discussione estremamente ampia che stiamo affrontando attualmente e poi penso che effettivamente le persone devono avere le conoscenze nell'era digitale e però queste persone che si occupano di informatica, se non hanno una buona retribuzione, si rivolgono al settore privato, se ne vanno quindi dal settore pubblico e dunque è importante avere l'informazione in tempo reale, avere le conoscenze sui nuovi casi negli Stati membri proprio per disporre di scambi di dati e informazioni tra le istituzioni che si occupano di sicurezza. Sono molto grata, anche considerato il lavoro che voi svolgete, grazie del sostegno che ci avete dato alla nostra discussione, alla nostra presa di decisione a livello politico europeo, perché noi abbiamo bisogno delle vostre conoscenze, del vostro supporto, del vostro sostegno e della vostra perizia. Poi per quanto riguarda le criptovalute, bene, tanti reati adesso vengono commessi proprio grazie alle criptovalute, per esempio tutti le PMI bloccano i loro dati, lavorano in parecchi stati membri, dunque devono pagare, non so, 100.000 euro, però devono pagarli in Bitcoin. La polizia, i servizi erano collegati, però non sono stati in grado di tracciare tutti questi trasferimenti di Bitcoin. Quindi effettivamente è estremamente difficile fare un tracciamento a ritroso, e però queste persone lo fanno apertamente perché sanno benissimo che comunque la polizia non sarà in grado, anche con i migliori sistemi, di tracciare a ritroso tutti questi trasferimenti. Dunque avere un sistema che sia tracciabile con le criptovalute sarebbe estremamente interessante. Comunque credo che questa sia così una discussione a venire, dunque le autorità di controllo di bilancio forse non hanno queste competenze neanche per farlo, questa effettivamente fa parte del mondo finanziario lato senso. Dunque effettivamente comunque ci sono enormi lacune a livello di Unione Europea, abbiamo fatto parecchi progressi già in alcuni Stati membri sono più progrediti rispetto ad altri, ed c'è anche una mancanza di comprensioni in determinati settori tradizionali, sapendo che i pericoli che provengono dalle organizzazioni criminose sono estremamente ampi, molto di più rispetto a quelli del terrorismo, per esempio, perché effettivamente noi abbiamo degli standard inferiori per il tracciamento rispetto a quello che abbiamo per il terrorismo. Dunque spero di poter collaborare con voi proprio per unire le nostre forze nella lotta alla criminalità organizzata. Dunque grazie del tempo che ci avete dedicato e grazie di questa possibilità, di questo incontro e di questa discussione. Sono io che ringrazio voi. Do in ultimo la parola al MEP Zekowski. Grazie mille. Thank you very much. I can speak Italian because I studied in Italy, but I will speak English because I think it's much more better. Italiano, però forse è meglio che parli inglese, più facile magari. Due questioni. Noi la ringraziamo perché
l'ambiente diventa molto più trasparente e poi c'è la digitalizzazione. Poi bisogna cercare di ridurre la burocratizzazione, perché la burocrazia è tentacolare in Italia, dunque bisogna cercare di fermarla, perché questo dà spazio alla mafia e alla corruzione. E io mi sono occupato di inchieste in tutta una serie di casi in Slovacchia e nel settore agricolo della Slovacchia, e sono stata molto sorpresa del successo della mafia. Perché? Perché la mafia era presente anche nelle strutture politiche, dunque questo significa che non è che si uccida, si ammazza, ma invece la mafia è infiltrata nelle nostre strutture, anche a livello politico. Il mafioso più importante in Europa è stato Andrej Babiš, e il primo ministro di origine ceca è stato per 4 anni primo ministro a Praga, ha avuto dei contatti con tutte le personalità politiche, e dunque si rifletteva su come formare la PAC a livello europeo. Dunque egli era proprietario di 220 imprese, e che cosa voleva? Voleva più sostegno per i suini, per i bovini. E poi diceva, bene, tutti voi qui che siete qui, gli inviate ogni mese 100 euro, complimenti. Ebbene, allora, se noi non eliminiamo queste persone dal politico, allora questa mafia, questi mafiosi, queste strutture, come potremmo combatterle? Ebbene, io temo solo le persone che non hanno paura di me, e quindi molto spesso effettivamente sono stato minacciato tre volte. Sono stata sotto scorta, e ho molto spesso, per l'appunto, ho ricevuto delle minacce, sia minacce personali sia alla mia famiglia. Però noi dobbiamo rendere più incisivo il contrasto alla mafia, perché la mafia teme solo quelle persone che non hanno paura della mafia stessa. E quindi la 'Ndrangheta è infiltrata anche in Slovacchia, e dunque noi possiamo contrastare la mafia a livello europeo, però è necessaria una cooperazione. Ringrazio il MEP Zdechovski. Allora, penso che sia conclusa l'audizione, solo che adesso ringrazio tutti i presenti, sia i nostri colleghi europei per l'attenzione che hanno prestato e anche per la presenza, perché anche sostenere viaggi insomma è impegnativo per poter fronteggiare questa emergenza, perché come voi avete detto questa è stata la prima missione in un paese membro dell'Unione, per, ma ne seguiranno tanti altri, quindi sappiamo che diventerete insomma dei globetrotter per questo motivo, però la speranza è che questa vostra esperienza di viaggio ci consenta di avere alla fine strumenti sempre più efficaci ed efficienti del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e non, e se poi insomma dovesse arrivare questa commissione del Parlamento europeo finalizzata a combattere appunto i fenomeni e le consorterie d'origine mafiosa, noi per primi saremmo contenti. La seduta è tolta. Grazie a lei.